tangenziale ovest di Milano e che garantisce un significativo potenziamento della viabilità di connessione con l'aeroporto stesso, migliorando al contempo la rete stradale a sud-ovest del capoluogo lombardo, assicuro che sarà cura del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti accelerare tutte le procedure approvative, una volta definita la completa copertura finanziaria dello stralcio medesimo. Grazie, sottosegretario. Il deputato Andrea Mazziotti di Celso ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. Sì, grazie Presidente, signor Sottosegretario. Sì, sono soddisfatto della risposta che dà finalmente un quadro chiaro della situazione e a questo punto non posso far altro che auspicare che si arrivi rapidamente alla definizione del contratto di programma con l'assegnazione dei fondi ancora mancanti per la realizzazione dell'opera e poi confido nella determinazione del governo nel completare le procedure rapidamente per arrivare presto all'avvio del progetto e alla realizzazione dell'opera. Grazie. Grazie collega. Adesso passiamo all'interpellanza urgente numero 2980 dei deputati Benedetti ed altri, concernente i chiarimenti e iniziative relative alla promozione di campagne informative rivolte agli studenti finalizzate alla diffusione di corretti stili alimentari nel quadro di Expo 2015. Chiedo alla deputata Silvia Benedetti se intende illustrare, mi sembra di sì. Allora, 15 minuti, prego. Grazie Presidente, sarò molto rapida perché i fatti parlano da soli. È successo che con lettera del 20 aprile 2015 l'assessore regionale all'istruzione, formazione e lavoro della Lombardia ha invitato i giovani studenti a visitare Expo, proponendo agevolazioni per il trasporto e per il ristoro. E in che cosa consistono queste agevolazioni? Per il mese di maggio, in uno sconto da parte della catena McDonald's del 50% su menù per i ragazzi più grandi e di un gelato in omaggio per i più piccini che acquistano un menù Happy Meal. Signor Vice Ministro, noi riteniamo che quello che è accaduto in Lombardia sia fatto molto grave, lo ripeto, quindi un assessore regionale all'istruzione invia una circolare ai diversi istituti scolastici del territorio, invitando gli studenti in visita a Expo, è ok, e però ad usufruire per i pasti delle agevolazioni economiche.